Purtroppo ci concentriamo sempre solo sull'azione e sulla reazione, sullo stimolo o sulla risposta, sulla domanda o sulla risposta. Ci concentriamo su inspirare o espirare. Ed è questo il problema. Siamo abituati ad agire in maniera binaria, siamo abituati a lavorare su una delle due fasi, contrazione ed espansione. Ispirazione ed espirazione. Apertura o chiusura. Come dicevo prima, domanda o risposta. Agiamo per primi o reagiamo a qualcuno. Mentre molte scuole esoteriche, iniziatiche, molte religioni, molti insegnamenti di quelli profondi ci suggeriscono di stare nell'intervallo. Di restare in contatto con la pausa, con ciò che accade dopo un evento e prima di un altro. Ci suggeriscono di fare amicizia col vuoto, di restare in quel vuoto e in quel vuoto probabilmente cogliere il senso della nostra vita, della nostra esistenza e di quella degli altri. Eppure noi invece continuiamo ad agire lavorando sulle dualità. Noi e gli altri, bene e male, prima e dopo, spazio, tempo, relazioni, successo e insuccesso, peccato e punizione, oppure virtù e peccato, sempre le dualità, e in mezzo, e nella pausa, e nell'intervallo, è lì dove non c'è né la virtù né il peccato. È lì dove finisco di inspirare e non ho ancora ispirato. Se resto lì, se mi concentro in quell'intervallo, cosa posso trovare? Se è finito un pensiero, sto nella pausa. Quale suggerimento mi può arrivare dall'universo? Non lo facciamo, non siamo stati abituati a farlo. Eppure molte scuole, molti insegnanti, molti maestri ci dicono di sperimentarlo. Non lo facciamo forse perché questa pausa, questo intervallo ci ricorda la morte. Quando siamo nella pausa, nell'intervallo, ci sentiamo venire meno. Ed essendo così attaccati all'ego, non vogliamo venire meno. Ma soltanto se viene meno il pensiero comune, ordinario, può affiorare il pensiero straordinario, l'intuizione, la verità su noi stessi e sull'universo. Buona vita, buon tutto, buon destino da Rosario Alfano.